Qualche assenza di troppo graverà sul Pescara in vista della gara di lunedì sera contro il Palermo. Nelle ultime ore si sono registrati gli stop per Alessandro Crescenzi e Grigoris Castanos. Per i due giocatori, che per la verità hanno trovato poco spazio nella gestione Zeman, la stagione è praticamente finita, al pari di Ben Ali, fermato dal giudice sportivo fino alla fine del campionato. In particolare il difensore ha riportato una contrattura al retto femorale. Per il fantasista cipriota c'è una tendinite che interessa il bicipite femorale. Tra la seduta mattutina odierna e in particolare la rifinitura di domani, sempre al mattino, il Boemo scioglierà i dubbi di formazione con l'obiettivo di dare una piccola soddisfazione al poco pubblico che sarà presente dopo una stagione a dir poco disastrosa. Davanti a Fiorillo potrebbe rivedersi Ugo Campagnaro in coppia con Bovo e Zampano e Biraghi sulle corsie laterali. In mediana ballottaggio Muntari, Brugman in regia con Koulibaly e Memushai mezzeali. In attacco il tridente Caprari, Baebek, Mitrizza con Gilardino pronto a entrare dalla panchina. Sulla sponda rosanero il tecnico Bortoluzzi dovrebbe confermare la squadra che ha battuto il Genoa domenica scorsa. Unica novità il rientrante Iaialo con l'esclusione di Ruggero. Davanti a Fulignati il trio di difesa Cionek, Goldaniga e Andelkovic. Alesami e Rispoli esterni, gli interni di centrocampo Bruno Enrique, Iaialo e Ciocev. In avanti Diamanti a sostegno di Nestorowski. Direzione di gara affidata a Pairetto di Nichelino. Partita posticipata, lo ricordiamo, per motivi di ordine pubblico legati agli eventi dell'ultimo giorno del raduno dei bersaglieri a Pescara.